Oltre 300 i partecipanti alla seconda serata dei Le Fonti Awards dedicata al lavoro e all'innovazione delle imprese che creano lavoro. Giovedì 31 maggio a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, si è svolta la giornata delle Fonti Day and Night dedicata al mercato del lavoro. Dalla mattina con l'HR Forum, capitale umano tra smart working e digital innovation, fino alla sera con i Le Fonti Employment Awards e i Le Fonti Innovation and Leadership Awards. Categoria studi legali diritto del lavoro. Andiamo ora a premiare il team dell'anno consulenza diritto del lavoro. Il premio viene assegnato a Quorum. Per essere una realtà dinamica, sempre attenta alle esigenze del cliente, anche in ottica preventiva, per rappresentare il partner ideale nell'affrontare le sfide del mondo del lavoro per importanti gruppi industriali italiani e multinazionali. Team dell'anno consulenza diritto del lavoro. Quorum, complimenti. Avvocato Cardarello, Quorum si è aggiudicato i Le Fonti Awards come team dell'anno consulenza diritto del lavoro. Come commenta questa vittoria? Con grande soddisfazione ritengo che sia la dimostrazione del lavoro di squadra, del principio che abbiamo sempre portato avanti come studio, l'individualità sempre, l'individualismo mai, perché riteniamo fortemente che il team sia il vero valore aggiunto del nostro studio. Che ruolo ha oggi la consulenza nell'ambito del diritto del lavoro? Direi sempre più importante in quanto la consulenza negli anni è cambiata. Ormai, dopo 30 anni di esperienza, mi rendo conto che c'è bisogno di una vera e propria partnership, in particolare con le aziende e i clienti, per prevenire, nel senso etimologico del termine, per favorire maggiore fluidità nello svolgimento dell'attività e soprattutto per evitare forme di degenerazione quali la litigation. Quorum di recente ha visto l'ingresso di 4 nuovi soci e 10 professionisti. Quali sono le competenze più richieste affinché un professionista lavori presso il vostro studio? Ma sicuramente si richiede una particolare tendenza all'approfondimento, alla curiosità, dando per scontato un patrimonio professionale di base consolidato. Quindi la capacità di essere curiosi, di approfondire, di non fermarsi mai alla superficie, oltre alla capacità, come dicevo prima, di lavorare in squadra. Molto spesso lo studio si trova ad affrontare progetti multidisciplinari che richiedono appunto un insieme di forze che si uniscono in vista del risultato finale. E aggiungerei, è fondamentale assolutamente la conoscenza della lingua inglese, oltre a, se possibile, alla conoscenza di un'altra lingua straniera.